Era stato chiuso per motivi di sicurezza nel giugno 2021 dopo aver dato segni di cedimento ed oggi il ponticello ciclo pedonale in legno sul rio Barzotto a Tavernelle di Colli al Metauro è stato rimosso al fine di consentirne la sostituzione. Per permettere le operazioni disposte dall'amministrazione comunale, il tratto di Flaminia interessato dai lavori è stato chiuso al traffico. Oggi sono partiti i lavori, quindi a breve solleveranno e trasporteranno integralmente questo ponte, verrà sostituito da un nuovo ponte completamente in acciaio, di conseguenza con una manutenzione e una durabilità più lunga rispetto al ponte che precedentemente insisteva in questo posto. Quali sono le tempistiche? Le tempistiche da contratto dovrebbero essere sui 3 mesi, però ritengono l'impresa che lo sta realizzando che nell'arco di 2 mesi dovrebbe essere installato il nuovo ponte. Adesso non hanno iniziato i lavori proprio perché prenderanno le misure in maniera precisa una volta rimosso questo ponte e poi procederanno alla realizzazione del ponte completamente in acciaio, ripeto, e poi verrà installato. Mettendo così in sicurezza i pedoni? Mettendo in sicurezza i pedoni e soprattutto avendo un ponte che avrà, come ripeto, una necessità di una minor manutenzione, di conseguenza avrà una durabilità nel tempo sicuramente maggiore. Qualcuno si è stupito dell'importo di questo contrattuale, di questo intervento, che da quadro economico è sui 297.000 euro, però lo ritenevamo necessario proprio per far sì che un domani non ci sia necessità di sostituire il ponte che ha durato troppo poco, essendo stato realizzato questo nel 2004 e chiuso nel 2021. Michele, che ora sono partite le operazioni questa mattina? Siamo iniziati alle 7 di questa mattina con 2 autogru, i ragazzi che stanno svitando le viti di fissaggio del ponte, un paio d'ore penso che riusciamo a movimentarlo. Nel frattempo prenderemo le misure per eseguire il nuovo ponte che sarà in corten, quindi materiale che si autoprotegge, in travi principali da 1000 mm, quindi 1 metro alte, calpestio sempre in corten e balaustra. Le operazioni di rimozione poi si sono concluse prima del previsto. Il ponticello, posizionato su un mezzo per il trasporto eccezionale, verrà demolito.